E un saluto da Darko ed eccoci qua su Stamped. Bene ragazzi, questo gioco ce l'ha consigliato The Danger, ma l'ho visto anche su tipo il canale di Giovisei e anche qualche altro video, ma onestamente non so bene come funziona. Sì, mi trovo già qua perché per la creazione del personaggio e tutto l'inizio, purtroppo è morto il tutto e non si è registrato. Quindi, ragazzi, ripartiamo da qui. E tanto, beh, comunque, ragazzi, il gioco lo conoscete, ho scelto un nomino strano perché mi continuavano a venire tipi femminili. Quindi, vabbè, ho un po' visto che bastava tener premuto e devo riuscire, oh mio Dio, a catturarlo. No, ecco, questo non è il modo giusto di giocarlo. No, vabbè. Corri, corri. No. Quindi, ragazzi, mi state dicendo che. Vabbè, ma neanche addosso li posso andare. Bene. Riproviamo ancora. Te che si va, si vola. Oh mio Dio. No. Ah, quello. Ah, ragazzi, devo impararci a giocare. Aspettate un secondo. Voglio provare una cosa. Ah. Abbiamo preso, però non. Devo riuscire a prendere le zebre? Sì, però non dobbiamo andare su niente, ragazzi. Riusciamo a prenderla, riusciamo a prendere. Sì! Si è diventato un. Addirittura. Facciamo una bella foto così, va che bella. Adesso, l'ultima volta che ho fatto una foto, ragazzi, mi è cresciuto tutto. Ah, ok, adesso è andato. Alfredo! Va bene, quindi la nostra zebra si chiama Alfredo. Va bene, questo. Facciamo un bel continuo, vediamo un po', ragazzi. Abbiamo fatto il primo obiettivo. Quindi vediamo cosa ci proporrà adesso. Cos'è il nostro zoo? Aperto. Vabbè, non devo fare aperto. Ah, no, devo scegliersi un aereo recinto. Costruirlo. Interessante. Bene, bene, bene. Quindi abbiamo il primo con quello che abbiamo catturato all'inizio che non mi ha registrato. E poi abbiamo la nostra zebra di qua. Che bello! Quindi possiamo aprire. Ah, ma è un dirigibile zoo aperto. E chi? Come fanno ad arrivare i clienti? Ah, zoo aperto, vai, proviamo così. C'è il pulmino volante. Guarda lì i nostri primi clienti. Bene, bene, bene. Allora, vediamo. Domare un altro animale. Potenziare due volte. Va bene, dai, proviamo. Dobbiamo andare a prendere un altro animale. Puff, si parte. Sì, ma cos'è? Parto con già sopra qualcosa. Ragazzi, com'è che è? Sì. Quindi cosa facciamo, ragazzi? L'elefante, l'elefante, l'elefante. E prendiamoci. No, ho sbagliato. Vai sulla. No! Allora, ragazzi, adesso riparto solo quando abbiamo un elefante. Eccolo là, eccolo là, eccolo là, eccolo là, eccolo là, eccolo. Vai, vai, che prendiamo l'elefante! Oh mio Dio, no! Cos'è? Oh mio Dio! E lei è un po' difficile, c'è una scatola. Però abbiamo preso l'elefante. Sì, direi che l'angolazione più bella è questa. Tac! E abbiamo Rosalie. Addirittura l'elefantessa. Dai, ragazzi, vediamo un po' di. Cosa saranno quelle scatole là? Sono proprio curioso, ragazzi. Quindi. Ah no, ah, mi ho preso la zebra. Abbiamo preso la scatola che non so cosa c'era. Allora, ragazzi, cosa possiamo catturare adesso? Opla, tac. Prendiamo questo. Dai, ragazzi, ci sto prendendo la mano, eh. E devo dire che è abbastanza bello e difficile nello stesso tempo. Quello mi interessa. Tac, sei un nuovo arrivato. Vai, vai, che ti prendo. Ti prendo, ti prendo. Cos'è, è finito? Cosa succede di lì? Ah, cosa sei? Cos'è sto robo, ragazzi? Ecco, l'inquadratura più bella. Lunetta! Ah, anche questa è una femmina. Bene, bene, bene. No, non voglio cedere da nessuna parte. Ah, qui rallenta, bene. Oh mio Dio, no! Dai, ripaghiamo per andare avanti. Perché io ho visto questo! Oh, l'elefante fa volare, bene, buona cosa, non devo schivare il tutto. Via, via, voglio questo tipo di elefante. Oh mio Dio! Galefante. Un gale. Cos'è sta roba, ragazzi? Perché è molto strano, ma non importa, noi prendiamocelo qua. Allora, bene, bene, abbiamo preso il nostro elefante un po' strano. Non si può. Oh, guarda, guarda. Costruisci 60. Cos'è? Serve. Costruiamo l'habitat degli elefanti. Questi due ci stanno bene insieme, ragazzi. Tre monete, no. Mi sa che non abbiamo monete. Ah, no, ne abbiamo 23. Ne richiede 60. Perdon. Quindi, ragazzi, qua le monete come si fanno? Vediamo un po', forse con i clienti, no? Abbiamo un negozietto qua, come funziona? Come. No, queste cose sono brutte, non le voglio vedere, via. Quindi direi che mi sa che ci facciamo un altro po' di cattura, perché. Devo dire aperto. È aperto.
Va bene. Zoo aperto. Quindi ogni volta ci dà dei soldi in più. Sì, ogni volta che lo riapriamo abbiamo nuove specie, forse aumenta un po' il guadagno. Potenza del tuo habitat, sì, al 2, però non possiamo ancora adesso. Quindi dai, ripartiamo e andiamo a prendere altra roba, così aumentiamo un po' il prezzo. Aumentiamo un po' i soldi, così riusciamo anche a aumentare l'habitat, come ci ha richiesto. Quindi direi che andiamo a vedere un po' se riusciamo a catturare qualche altra specie nuova. Ecco, questo sta già impazzendo. Non va bene, no, vai, vola. Tech. Permesso. Oh mio Dio, gli alberi no. Vai su quello. Tech. È un po' sì, un percorso dove devi saltare in giro. Vai, e su un altro. Voglio la zebra adesso. Oplea. Che è un po' più veloce, no? Sì, ma si stanca anche prima. Niente. Mio. Due ragazzi, dove sono gli uccelli nuovi? Io continuo a trovare solo questi. Mi sa che dovremmo andare un po' più avanti. No, non impazzirmi. Dai, prendo lui. Sembra anche bello veloce questo, ragazzi. Presa, l'ho preso. Oh mio Dio, diventa più difficile la situation. Quello dell'elefante l'abbiamo già preso. No, no. Vediamo un po', adesso riproviamo. Cos'è? Perché c'è un numero a scadere? La zebra, la zebra, la zebra, la prendiamo, la prendiamo. Teach, che è la più veloce. Vai, vai, zebra. Oh, sbagliato. Con la zebra. Ah, ma forse possiamo scegliere. Oh, questo cos'è? La scatola. Forse soldi. Prendiamoci questo robo e andiamo. Teach, via. Un'altra zebra, ragazzi. Nostra, teach. Un'altra scatola. Cos'è? È una missione oggi di soldi. Vai, vai, che facciamo un botto di soldi. Opla, via. Dai, dobbiamo trovare una nuova specie, ragazzi. Teach. Alla ricerca delle nuove specie da trovare. Adesso qui mi sa che finisce male. Olè. Preso. Aia. Dobbiamo stare attenti anche alle piantine a terra. Addirittura, ragazzi. Vai, no. Dio, quello. Ok, ce l'ho fatta. Vai, preso all'ultimo, ragazzi. Me la sono vista davvero brutta. Siamo riusciti a prendere un altro. Vai, quanti ce ne sono? Cos'è? Cos'è? Oddio. L'altra zebra. Vai, 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 che andiamo avanti. Quello è nuovo. È mio. Sei mio. Oddio, no. No. Perché? Perché, ragazzi? No. Niente, ragazzi, torniamo un attimo allora allo zoo, poi cercheremo anche di prendere quella specie nuova lì. E vediamo un po'. Quanto costa tipo portare su quello dello gnu? 40. Possiamo potenziarlo, così facciamo l'obiettivo. Gli abbiamo aggiunto da bere, perché prima non beveva. Ripartiamo con le nostre zebre, che se quella zebra là all'inizio è buona, perché è molto veloce. E reggi, reggi, reggi. Vai, volare, oh. È bello tosto, quando siamo arrivati alla zebra nuova. Era bella difficile quella parte, visto che era, mi sa, molto più veloce quella zebra. Bene, ragazzi. Dai, 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 dai. Pianta. No. E vai su quello lì, vicino all'angolo. Ok. Vola di nuovo. Olè. Teac, la zebra. Dai, prendiamoci quella zebra. Teac, e andiamo avanti. Quindi, mi sa che da quello che ho capito, noi possiamo prendere soltanto le specie nuove. Queste qua ci sono solo per arrivare a quelle nuove. Ragazzi, abbiamo trovato un elefante diverso. Dai, che abbiamo un nuovo elefante. Oddio, è troppo stretto. No, dai, ce la possiamo fare. Ce l'abbiamo fatta. Sì, il mammut. È un mammut. Dai, ragazzi, il mammut con anche. Vediamo se riesco a prendere anche i soldi. Che abbiamo preso i soldi. Tac, e la zebra, tutto quanto. No, i soldi non sono venuti. Però abbiamo preso la zebra anche sotto. Quindi, tac, continua. Vediamo un po'. Perché mi ha lanciato? No, vabbè. Vai sul mammut. Eccola, ragazzi, l'abbiamo ritrovata. Adesso dobbiamo uscire a prenderla, ragazzi. A costi quel che costi, prendiamo anche questo. Oh mio Dio, sì, dolcicorno. Ma è tipo un unicorno. Oh mio Dio, ragazzi. Vabbè, ci sta, col muso qua dell'altra zebra. Teac, cara, va bene, va bene. Adesso ci butta via. Ok, vai, ragazzi, forse riusciamo anche a trovare qualcos'altro. Un elefante verde, è mio, lo voglio. Un elefante verde, vai, ragazzi. Oh, ci passa, ci passa, ci passa, ci passa. Conte, com'è che si chiamava? Ah,
un elefante verde. Ah, c'ha la tuta, penso, allora. E una coroncina. Vai così, foto e tac. Andrea, abbiamo preso Andrea. Bene, vediamo un po' se riusciamo ancora a proseguire. Ci lancia, noi prendiamo una zebra. Ok, dai, dai. Là c'è un'altra zebra. Ragazzi, oggi è il nostro giorno fortunato. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Vai, 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 vai. È nostra, è nostra, è nostra, è nostra, è nostra. Anche questa. Brezib. Ma qui, ah, ok. Là. È un po' troppo vicina per le foto. Ah, c'era il muro. Dai, che ne... Ragazzi, abbiamo presi tantissimi oggi, eh. Dona. Dona cosa? Vai che si riparte col... Vabbè, quella l'abbiamo presa. Possiamo andare via da qui. Ci passiamo, ci passiamo. Ragazzi, se ne trovi, riusciamo a prendere un altro, è un record per me. Per me, perché poi mi sa che voi ragazzi siete anche più bravi di me. No, non ho preso la scatola. Niente, ragazzi, non ce l'abbiamo fatta. Beh, io ragazzi direi che siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video. Abbiamo catturato ben 4 elefanti, 2 bufali e 3 zebre. Beh, questa è una semizebra, più un unicorno, vabbè, vabbè. Non importa. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere, potete condividere questo video, iscrivervi al canale per chi non l'ha ancora fatto e ci può trovare sui nostri social network che sono Facebook e Instagram, e può venire anche a parlare, a scrivere e a rimanere sempre aggiornato su tutto quello che facciamo sul nostro server di Discord, che trova qua sotto in descrizione link, così viene a farci compagnia tutti insieme. E che dire, da Darko è tutto, ad un prossimo video, ciao ciao!